Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno del Sole 24 Ore, intitolato UE Mercosur, ecco perché le speranze di un accordo dal corrispondente Beda Romano. Si parla di questo accordo tra il Mercosur e l'Unione Europea che è molto osteggiato dagli agricoltori francesi. Diciamo subito che il Mercosur è un'organizzazione che mette insieme Argentina, Paraguay, Brasile e Uruguay. Quindi ci dovrebbe essere questo accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur per scambi commerciali. La Francia non vuole, è contraria, perché diciamo, i francesi temono che ci sia una concorrenza dal punto di vista dei prodotti agroalimentari. Però dall'altro lato c'è la necessità da parte dell'Europa di trovare dei nuovi mercati di sbocco per le proprie merci, per i propri prodotti. E quindi diciamo c'è una fortissima tensione tra un orientamento generale che sarebbe volto a realizzare degli accordi, ed invece alcuni paesi, come per esempio appunto la Francia, che sono assolutamente contrari. In realtà non è la prima volta che si cerca di fare un accordo con il Mercosur, si è cercato di fare un altro accordo nel 2019, questo accordo è andato a finire male, nel senso che non si è concluso. Soprattutto perché in quel caso diciamo, i paesi latinoamericani temevano che vi fosse un'eccessiva rigidità da parte dei paesi europei nel richiedere il rispetto di alcune norme ambientali che avrebbero potuto mettere fuori mercato appunto le aziende latinoamericane, perché appunto c'è questo integralismo dell'Unione Europea che risulta essere sempre più stringente. In realtà, diciamo, il problema è che le imprese europee soffrono perché, diciamo, non sono competitive come quelle asiatiche e non sono neanche tanto brillanti come, diciamo, quelle anche americane, e quindi alla fine, diciamo, gli accordi commerciali con paesi come quelli del Mercosur diventano assolutamente essenziali. Anche perché, diciamo, la Cina e i BRICS e tutta una serie di organizzazioni alternative risultano essere particolarmente aggressive nello stringere rapporti e legami con nuovi paesi, appunto come il caso del ruolo della Cina in Sud America. Questo ruolo, diciamo, ha portato appunto, diciamo, ad una crescita molto molto importante delle esportazioni. Nel 2002 la Cina esportava in Sud America 18 miliardi di dollari, adesso le esportazioni sono arrivate a 450 miliardi di dollari, quindi c'è stata una crescita di quasi, diciamo, 30-40 volte. Inoltre ci sono stati molti viaggi che il presidente Xi Jinping ha fatto appunto in America Latina. Oltre al fatto che ci sono moltissimi paesi dell'America Latina, sono 22 che partecipano della Belt and Road and Belt Initiative, che sarebbe la nuova via della seta. Chiaramente, diciamo, l'Europa è molto indietro, però qui l'articolista Beda Romano dice in fondo è difficile comprendere quali siano le paure dei francesi, perché quando per esempio i francesi nel 2017 si sono aperti ad uno scambio commerciale con il Canada, ne hanno tratto molti vantaggi, aumentando le proprie esportazioni di vino del 24% e di formaggio del 60%. Quindi insomma ci sono questi dibattiti, sembra che non soltanto la Francia, ma anche l'Austria, l'Irlanda e l'Olanda siano sostanzialmente contrari a questi accordi, però sembra anche che non siano abbastanza, diciamo, non siano paesi che possano impedire all'Unione Europea di fare questo accordo qualora si dovesse decidere di farlo, anche se si prevedono degli scioperi da parte degli agricoltori francesi. Cosa possiamo dire di questo articolo? Beh, certamente la Francia potrebbe avere problemi ad espandersi nell'America Latina, sì, sicuramente sì, però dobbiamo capire bene perché, e qui l'articolista non lo dice. Diciamo, la Francia è il paese che attualmente, da quando il Regno Unito non c'è più in Europa, la Francia è il paese che gioca la carta internazionale, che ha l'esercito migliore, che sta nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi, insomma, la Francia ha delle chance in più di avere delle
una proiezione internazionale che potrebbe guidare. Ora è noto che il mondo dell'America Latina è sempre stato un mondo USA, sostanzialmente, quindi è un'area di influenza, diciamo, ben determinata, e probabilmente i francesi non vogliono, diciamo, mettersi in situazioni un po' particolari, e probabilmente anche il fatto che i cinesi si sono molto allargati nei mercati latinoamericani, in realtà probabilmente non dovrebbe essere intesa come un'iniziativa autonoma da parte dei cinesi, ma al contrario, l'allargamento dei cinesi in quell'area dovrebbe essere considerata come una espansione della grande apertura che gli USA hanno fatto nei confronti della Cina. Quindi è molto, molto difficile che questo interscambio sia avvenuto senza una qualche, diciamo, mediazione anche americana. Perché si sa che, insomma, l'America Latina è il giardino degli Stati Uniti, no? E questa credo che sia l'espressione che venga utilizzata. Quindi non è proprio un mercato libero, nel senso che ci sono degli interessi, ci sono degli ordinamenti, ci sono sicuramente delle difficoltà. Quindi il problema è che queste difficoltà possono essere superate? Sì, evidentemente sì, possono essere superate, probabilmente anche con la stessa mediazione da parte degli Stati Uniti, quindi magari se non si riesce a fare diciamo, un confronto a due, si può fare un confronto a tre, tra appunto Mercosur, Stati Uniti, e Unione Europea, o Mercosur NAFTA e Unione Europea. Quindi insomma ci sono ampi margini, chiaramente queste sono nel commercio internazionale, diciamo, quanto più si allargano gli scenari, quanto più si allargano i tavoli di contrattazione, tanto meglio è, nel senso che si offrono maggiori possibilità alle imprese e alle organizzazioni. Il punto è, ovviamente gli europei si sentono minacciati dal punto di vista agricolo dai BRICS, probabilmente da questi paesi del Mercosur. Beh, sicuramente l'Argentina e il Brasile sono due paesi molto importanti dal punto di vista agricolo, però anche qui diciamo che sono molto legate alla Cina, soprattutto il Brasile. Sembra per esempio che la maggior parte delle esportazioni di soia che vengono fatte in Brasile vanno a finire in Cina. Quindi diciamo è molto probabile che ci siano appunto degli interessi contrastanti ed è forse questo il motivo vero per il quale la Francia potrebbe essere scettica, perché dal punto di vista, diciamo, anche diplomatico di politica internazionale è una cosa abbastanza aggrovigliata. Ripeto, a noi sembra che il Latin America sia una terra di nessuno, ma non è così. C'è una egemonia americana molto forte, c'è stata una penetrazione dei cinesi probabilmente favorita dalla stessa dinamica che ha consentito l'industrializzazione della Cina, che è sempre stata guidata dagli Stati Uniti, e quindi oggi probabilmente si vuole evitare un terreno, diciamo, di frizione e guerra commerciale. Gli agricoltori europei devono aver paura degli agricoltori brasiliani? Non credo di no, penso proprio di no. C'è una possibilità di una grande compatibilità, anzi, dobbiamo dire finalmente. L'America Latina torna nel dibattito delle relazioni commerciali internazionali, perché diciamo, da quando c'è stata l'emancipazione della Cina non si parlava più di America Latina, non si parlava più di Brasile, di Cuba, di Argentina, di Uruguay, di Cile, si parlava soltanto di Cina, India, Taiwan, Indonesia, e quindi il ritorno dell'America Latina è una cosa da salutare positivamente. Certamente una sponda, tutto quello che riguarda l'Atlantico è qualcosa da guardare positivamente dal punto di vista europeo, perché oggi l'Europa deve fare questo, deve cercare di creare le condizioni affinché la maggior parte delle attività che gli Stati Uniti svolgono a livello internazionale si svolgano nel Pacifico. Nell'Atlantico. Se questo dovesse essere realizzato, sarebbe una grande vittoria per l'Unione Europea, perché se invece gli americani fanno veramente quello che dicono spesso, il pivot to Asia, cioè si centrano in Asia, diciamo, per l'Europa è veramente finita, nel senso che si torna ad una dimensione di marginalità, quindi bene ogni investimento che avviene nell'Atlantico.